Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon Giovispo otterrete il 3% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, benvenuti e iscritti brutti, bentornati su GioviHSpot. Io sono Giovispo e questa è la nuova serie scontro tra titani. Ho messo una A a significare un giocatore. In questa nuova serie la chiameremo Scontro da Titani 2 o a chi chiameremo Scontro da Titani numero 2. In questa serie avremo uno titano che sarà uguale ad entrambi, con me è il figlio Carlo Porti in Italia, e sarà il titano portiere, ebbene sì, portiere della, statemi bene a sentire, nella Lega Russa, sarà Kiefer Tots. Ho pagato 31.000 crediti circa. Allora, nel frattempo che costruisco la squadra, vi dico anche che sarà una squadra bronzo iniziale con almeno 95 di peso, oppure 90 circa. Sarà tutta bronzo con il solo portiere Tots. E le regole saranno queste: la nomina di migliore in campo per Kiefer ci garantirà un giocatore Tots a scelta. Ma dove deve ricevere la nomina di migliore in campo a Kiefer? È una cosa particolarmente difficile. Allora, nessuna rete subita da Kiefer ci garantirà un giocatore IF oro raro a scelta, che vi farò scegliere tra due scelte che avrete a fine video. Per un gol subito da Kiefer ci sarà un giocatore oro normale. Per due o più reti subiti da Kiefer ci sarà un giocatore argento a scelta. Spero che le regole vi siano chiare. Penso che non siano troppo complesse. Ve le ripeto. Allora, nomi in campo, un Tots a scelta. Nessuna rete, un IF o un oro raro a scelta. Intanto cambiamo qua. Un IF o un oro raro a scelta. Per un gol avremo un oro normale sempre a scelta, due o più reti, un argento a scelta. Naturalmente metterò a fine video di ogni partita le due scelte tra questo e quell'altro, e sarete voi a scegliere quali saranno i giocatori da aggiungere nel prossimo episodio. Farò una partita come sempre ad episodio e che dire, spero che questa serie vi piaccia. Lasciate già un bel pollice in su, arriviamo almeno a 40 mi piace per questa nuova serie. E dunque, mettiamo questo, sì, o questo, questo. E dunque, ora andiamo a cercare il nostro avversario. Ed ecco la squadra del nostro avversario, sembra la rosa iniziale, però non è da sottovalutare. Perché? Perché noi abbiamo tutti i giocatori bronzo, abbiamo solo il portiere che è Tots. Qui invece sono tre giocatori oro e un giocatore argento. Quindi potrebbe essere molto equilibrata, come potrebbe essere squilibrata, perché la mia squadra ha 100 di intesa. Quindi andiamo a vedere i highlights di questa partita. Scusate per questo inglese, è pessimo. Kozlov. Corre Kozlov. Kozlov. C'è il rigore? C'è il rigore, c'è, sì, c'è il rigore. L'arbitro ha aspettato qualche secondo, ma alla fine ha fischiato il rigore. Anche cartellino giallo. Andiamo a battere questo calcio di rigore. Alla battuta andrà Igor Akinfev. Credo che si chiami Igor. Non mi ricordo se si chiama. Vabbè. Andrà Akinfev. Vai a Kiefer, mamma mia. Vai a Kiefer, vaffanculo. Vai, digiracci, come cazzo ti chiami? Ripristina il gol del rigore di Kiefer. Ho sbagliato il rigore, cazzo. Vai a Kiefer. Ottimo questo dribbling. No. No, 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 no. A Kiefer, no, no,
Porca vacca, cioè. Vabbè, allora ci toccherà un giocatore oro normale. No! Ah, fa un culo. Sono subito il gol, ma chi mi ferma? Porca vacca. Vai Kozlov. Tira Kozlov! 3-1 Kozlov, 37esimo. Se non subito per fottuto gol a Kingfeb, ho voluto farlo uscire come un baccalà, insomma. Non fa niente, dai. Dai, gioco, come si chiama? Palma gol! 38esimo, dopo un minuto, 4-1. Se ti ritiri è meglio. Ragazzi, purtroppo il mio gatto ogni tanto impazzisce. E quindi io non ho potuto registrare anche l'altra parte della partita. Comunque il mio avversario è riuscito a farmi anche il secondo gol. E quindi sarò costretto a aggiungermi un giocatore argento a scelta della Lega Russa. La scelta la vedrete a breve. Ed ecco dunque la scelta. Potrete scegliere tra Obin, il nigeriano, e Ligeir, penso che si dica così, del Belgio. Entrambi esterni destri. Ebbene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi scuso in anticipo per questo disguido che c'è stato con l'ergato. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se siete già iscritti. Qui è JoeySport, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao bella a tutti, rimanete sintonizzati sulla pagina Facebook per Pink Slips. Alla prossima!